su Ischia, chiariamo una cosa, non c'è nessun condono, perché a Ischia si applicavano in passato i condoni fatti dai precedenti governi. Che cosa è successo in tre comuni di Ischia in una piccola parte? C'è stato un terremoto un anno e mezzo fa, tutti lo ricorderete, ma nessuno sa che in un anno e mezzo non è stato fatto nulla a Ischia, neanche il commissario alla ricostruzione era stato nominato. Siamo arrivati noi e abbiamo detto una cosa: nominiamo il commissario alla ricostruzione e poi velocizziamo le pratiche di sanatoria per le case crollate. Perché se non velocizziamo le pratiche per applicare i condoni, tra cui uno del 2003, che non ho votato io, ma si ricorderà chi c'era al Sì, governo, no? Nel 2003, non c'ero io. Noi, se non le velocizziamo, non possiamo ricostruire le case. Ci abbiamo 600 famiglie sfollate. Qualcuno dice: ma così si applica un condono a tutta Ischia? Falso. Si applica a tutti i comuni terremotati? Falso. Solo alle case crollate. Se qualcuno sta dicendo: per me non c'è problema, io non ci tengo a questa cosa dei condoni, a me l'unica cosa che sta a cuore è ridare una casa dopo un anno e mezzo di incuria del PD verso quell'isola. Lei si ricorderà che quel terremoto fu usato solo contro il Movimento 5 Stelle per dire che noi volevamo l'abusivismo in Sicilia. Finito quello scenario, finita quella scena, quella messa in scena, furono abbandonati gli ischitani. Ci siamo stati sia io che Salvini lì, abbiamo parlato con i sindaci, abbiamo parlato con la Protezione Civile, abbiamo parlato con i tecnici e ci hanno detto: se accelerate le pratiche possiamo ricostruire, se no Ischia resta terremotata Va per bene. sempre.